In quel tempo Gesù venne a Nazaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi e proclamare l'anno di grazia del Signore». Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato». Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?» Ma egli rispose loro: «Certamente voi mi citerete questo proverbio: medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accade a Cafarno, fallo anche qui, nella tua patria». Poi aggiunse: «In verità io vi dico, nessun profeta è ben accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese. Ma nessuna di esse fu mandato Elia, se non a una vedova a Sarepta di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato se non Naaman il Siro». All'udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno, si alzarono e lo cacciarono fuori dalla città e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era costruita la loro città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino. Gesù, chi sei? Il problema è sempre quello: capire l'identità di Gesù. A Nazaret, nel suo paese, si pone la questione in maniera drammatica. Gesù si rivela per la prima volta come l'inviato da Dio, colui di cui attestano i profeti. Ma non è il figlio di Giuseppe il falegname? E se è un falegname, non può essere il Cristo? E se lo fosse, allora deve fare i miracoli. Ma il Messia non ha niente a che fare con il carpentiere del paese. Ecco, l'idealità non può dimorare nella fragilità. Eppure in Gesù di Nazaret le due nature, quella umana e quella divina, coesistono senza confusione nella sua stessa persona. Ma è difficile da crederlo, anche perché noi ci scandalizziamo della fragilità di chi osanniamo. Faccio un esempio. Papa Francesco tempo fa ha rilasciato un'intervista dove ha rivelato di aver incontrato per 6 mesi tutte le settimane una psicanalista e ha ammesso di essere stato molto aiutato da questa donna, fra l'altro ebrea. Ecco, a me pare bello che un papa possa dire certe cose di sé. Lo trovo di un'umiltà disarmante. Eppure il popolo di Twitter si è scagliato peggio che a Nazaret contro Gesù. Sono rimasto malissimo, ma poi questo Vangelo mi è venuto incontro e ho pensato: ma non hanno fatto così anche con Gesù? E invece è arrabbiato, furioso, è solo, corre da un posto all'altro e dovunque gli chiedono guarigioni, miracoli, e lui va, corre da tutti. Con intorno un gruppo di discepoli ignoranti che non capiscono niente, che gli chiedono sempre spiegazioni, chiarimenti, non hanno un briciolo di immaginazione e si scandalizzano. Leggi.
I suoi, avendo saputo tali cose, andarono per pigliarlo, perché dicevano egli fuori di sé.